Stasera ho avuto un po' di problemi tecnici, come al solito, ma siamo tornati su Twitch. Non so quante persone saranno collegate, spero tante, vi vedo che state già commentando in chat, quindi spero che ci sarà un po' di pubblico. So che è un canale nuovo, però appunto ho chiesto, avevo già anticipato la live, quindi spero che tante persone siano state traghettate. Da Instagram, da Facebook, eccetera, eccetera, qui. Allora, tema della live, come potete notare da qualche parte nel titolo, negli aggiornamenti, è in che stato l'editoria in Italia? Perché, come ogni gennaio, alla fine del primo mese dell'anno nuovo, arrivano i dati Nielsen e AIE. Per chi non lo sapesse, l'AIE è l'Associazione Italiana Editori, che in collaborazione con la Nielsen, che vabbè, è un'agenzia come ce ne sono tantissime, che fa analisi di mercato, elabora dati, interpreta dati, eccetera, eccetera, fa della reportistica, e analizza l'andamento del mercato libraio, in questo caso editoriale, in Italia. E lo fa sempre con appunto la collaborazione dell'Associazione Italiana Editori. Non è l'unico report che viene fatto, specialmente dall'AIE vengono fatti tantissimi report, però ci tenevo a fare questa precisazione perché appunto è l'AIE che commissiona alla Nielsen questo report. La Nielsen è appunto un'agenzia e non è un report, non è una reportistica sulla lettura in generale del nostro paese, ma è proprio un'analisi, un'elaborazione di dati che riguardano il mercato, ok? Quindi quanti libri vengono venduti, quanto è il fatturato. Tanto è vero che, cioè, la premessa è doverosa perché così vi rendete conto che mentre, diciamo, l'editoria piange sangue da 20 anni a questa parte, in generale i lettori non crescono da millenni, da almeno 20 anni. Il rapporto AIE Nielsen dell'editoria è sempre in positivo. Cioè, nonostante si dipinga una situazione nera come la pesce, non si sa come. I rapporti sono sempre positivi, i rapporti sull'editoria sono sempre positivi. Sembra quando dovete fare appunto un report aziendale e mettete in grosso i numeri positivi, in bold, le percentuali positive, e invece tutto quello che è negativo viene tenuto in disparte, il che fa un po' ridere, possiamo dirlo, perché diciamo che da quando è iniziato l'anno pandemico, diciamo, l'AIE si è sperticata in lungo e in largo dicendo in quale crisi nera, perché poi non è che era una bugia assolutamente, però in che difficoltà, in quali difficoltà economiche si trovavano tutti gli attori del settore, eccetera, eccetera, e poi un rapporto che si apre con il mercato del libro nel 2019 chiude in area positiva in crescita del 2,8% rispetto all'anno precedente, consolidando il risultato del 2018 che addirittura arrivava al più 3%. Piccola, diciamo, postilla, nel dato è compreso Amazon, il comparto educativo, il digitale, il professionale, quindi libri, ebook, banche dati e servizi internet. Ok, quindi nonostante quest'anno dovesse essere disastroso, in realtà si è chiuso in positivo. Però volevo fare una piccola riflessione. L'anno si chiude in positivo per il fatturato, non per la vendita di libri. Per la vendita di libri comunque si sono venduti più libri, ma non è un dato parallelo, cioè nel senso che quando parliamo di dato positivo si parla di fatturato, cioè quanti soldi possono essere generati, ma non è detto che equivalga a vendere più libri. Infatti gli anni precedenti non era così, cioè mentre quest'anno il fatturato è stato maggiore e si sono venduti più libri. Gli anni scorsi invece magari il fatturato era più alto, quindi c'era effettivamente quel 2% in più, ma la vendita dei libri poteva essere addirittura negativo. Questo perché il prezzo dei libri cambia, cioè se io vendo magari, stiamo facendo un esempio che magari è un po' come mischiare
patate e cipolle con il cavolfiori, però per capirci, cioè io posso vendere 5 libri che però costano 500 euro l'uno, oppure posso vendere 100 libri che però costano 1 euro ciascuno, comunque il fatturato, cioè, è sempre meglio vendere 5 libri che costano 500 euro piuttosto che vendere 100 libri che però costano 1 euro, capite il ragionamento? Ecco, la stessa cosa. Quindi più o meno i trend degli scorsi anni erano sempre positivi, perché vi ricordo che questi report sono quasi sempre positivi, almeno dal 2015, cioè io sono andata a vedermi tutti i rapporti sullo stato dell'editoria in Italia dal 2015 al 2020 ed erano sempre tutti positivi, cioè 2015 0,2% in più, 2016 1,2% in più, 2017 2,8% in più ed era anche escluso Amazon, 2019 appunto non me lo ricordo, e 2000, no scusate, 2019 3,37 miliardi di euro, quindi 2,8, 2,8% rispetto all'anno precedente. Quindi morale della favola, ricordatevi sempre di dividere. Nel frattempo, scusate, stavo vedendo la chat. Ricordatevi sempre di spacchettare questo dato, quello del fatturato e quello della vendita di libri. Tengono conto dell'inflazione? Beh, io spero proprio di sì, perché insomma. Tra parentesi, fate notare anche che comunque diciamo che da un paio d'anni che stanno facendo delle leggi sulla scontistica, quindi è anche vero che prima magari i libri costavano, cioè usufruivano un po', i lettori più che altro usufruivano di quella scontistica che permetteva magari di comprare più libri a meno soldi perché appunto c'era più sconto, mentre oggi con la legge Levi, poi l'ultima legge sulla scontistica fatta da poco, insomma fra una cosa e l'altra, l'obiettivo è quello di rendere sempre più difficile comprare libri per i lettori a prezzi umani. Quindi la verità è che stanno, diciamo, aumentando ancora di più i prezzi. Anche perché poi hai voglia a dirci che gli sconti in Italia non venivano fatti anche per far scendere il prezzo di copertina, ma intanto nel 2021 a me non sembra che i prezzi di copertina siano scesi, non so a voi, ma la legge Levi, adesso vado a googlare quando era la legge Levi, mi sembra nel 2015. Legge Levi, sconto libri. No, non è possibile. Addirittura era nel 2011 la legge Levi, cioè tantissimo, così tanto tempo fa. Mazza ragazzi, se sono vecchia. Comunque, quella nuova invece, diciamo che è stata rinominata, ribattezzata la nuova legge Levi, o comunque la nuova legge sugli sconti dei libri, invece è stata, mi sembra, questo febbraio. Comunque nel 2020. Allora, scusate perché appunto sono nuova di Twitch e quindi stavo. La legge Levi però non dovrebbe valere per l'online, no, vale anche per l'online, vale per tutti. Esatto, quindi con l'ultima legge lo sconto applicabile è diminuito, quindi il fatturato sarebbe aumentato imprescindibilmente, no? In teoria, però col fatto che la crisi, signora mia. Scusate. L'audio mi dite che è basso, quindi provo ad avvicinare il mio fantastico microfonino. Ma quindi i rapporti dell'editoria non sono credibili? Ma non è che non sono credibili, solo che bisogna prenderli per quello che sono. Mentre molto diversi sono i rapporti Istat. Ok, i rapporti Istat sulla storia della lettura e dei lettori in Italia, secondo me, sono più sensati. Se si vuole.
discutere di libri e di lettura, cioè questi sul mercato risentono di moltissime cose perché dentro c'è la qualunque, cioè ci sono anche dei dati senza senso, cioè per esempio vi leggo una cosa sul rapporto del 2019 dove era scritto un paragrafetto sulla pirateria, se non sbaglio. Vediamo se lo trovo. Ecco, mercato del libro nel 2019, secondo i dati della ricerca commissionata da AIE e Ipsos e presentata a Roma lo scorso 22 gennaio, bla bla bla, la pirateria sottrae ogni anno al mondo del libro 528 milioni di euro, il 23% del valore complessivo del mercato, escludendo editoria scolastica ed export. Ipsos calcola una perdita di posti di lavoro nel settore pari a 3.600 persone. Ma che cazzo di calcolo è? Cioè, scusatemi, no? Perché questi soldi che andrebbero persi per colpa della pirateria, non è detto che se non ci fosse stata la pirateria andrebbero nelle casse degli editori. Anzi, è più probabile che questi soldi non ci siano proprio, perché se uno si pirata una cosa e non ci fosse l'ebook piratato, non andrebbe in libreria a comprarselo, non funziona così. Cioè, o comunque non è ovvio che funzioni così. Cioè, può anche essere una persona che non ha possibilità di comprare quel libro, magari lo trova piratato, allora dice, vabbè, minchia, lo scarico. Ma se non lo trova piratato, non lo compra, banalmente. Quindi, cioè, questi calcoli sono proprio da boomer, perché significa non capire nulla di digitale, se molto semplicemente, vabbè, poi io la tocco piano, però anzi, è più probabile che la pirateria forse dia una possibilità in più perché dici ho comprato, cioè ho piratato questo libro, me lo leggo, lo consiglio a qualcuno che se lo compra. Quindi, cioè, se proprio vogliamo dirla tutta, è più logico un ragionamento di questo secondo tipo, cioè è più logico far vedere quanti soldi la pirateria invece crea piuttosto che di quelli che fa perdere, perché non è come con la musica o in generale con i film, anche se anche in quel caso secondo me si potrebbe fare un ragionamento simile, ma qua stiamo parlando di, cioè, le persone che leggono, li comprano i libri, quindi al massimo la pirateria ti fa, cioè non so come dire, ti fa leggere di più e anzi, quindi leggere di più a tua volta ti porta a consigliare più libri e a fare più passaparole e quindi a far comprare più libri, paradossalmente. Quindi in realtà questo danno allucinante la pirateria per l'editoria poi, ma chi? Ma voi avete mai visto un lettore che preferisce piratare i libri anziché andare in libreria a comprarli? Dai, insomma, di che stiamo parlando? È ovvio che chi fa il pirata di libri magari è uno che già legge molto, non è che può comprare tutti i libri, magari anche uno che frequenta pure le biblioteche, eccetera, eccetera, magari si pirata un libro all'anno. Cioè, ma comunque, come ho detto prima, questi report lasciano un po' il tempo che trovano, perché appunto sono un po' anche miopi da questo punto di vista. No, tra l'altro nel caso specifico era una cosa di Ipsos, non di Nielsen, AIE, eccetera. Però per farvi capire che comunque sono sempre report che commissionano gli editori a delle agenzie, o comunque le associazioni italiane editori alle agenzie, non è che sono il rapporto Istat sulla lettura in Italia. Quelli invece sono sempre in negativo, cioè mentre i report editoriali sono sempre in positivo, i rapporti Istat sono sempre in negativo e vi dicono che nessuno legge più un libro, eccetera, eccetera, eccetera. Tra parentesi, poi neanche arriviamo alla metà degli italiani che leggono un libro, siamo a percentuali veramente fantasiose, e si parla di persone che hanno letto almeno un libro all'anno, quindi pensate all'impatto che queste persone hanno sull'editoria, cioè è minimo. No, no, è minimo perché poi in realtà a Natale anche persone che leggono un libro all'anno a Natale contribuiscono, quindi in realtà hanno un impatto, però è chiaro che sono più i lettori forti che comprano tanto in questo paese piuttosto che il lettore occasionale. Quindi questo è, diciamo, il pensiero. Ma venendo un po' all'analisi del 2020, io un po' me l'aspettavo che le vendite di libri, ma in generale l'editoria, non colasse a picco. Questo perché se ci pensate, nei periodi di riapertura,
o comunque nei periodi come questo, che sono un po' gialli, un po' arancioni, un po' rossi, eccetera, eccetera, le librerie sono aperte, mentre altre cose come la palestra, sì, la palestra, vabbè, ma anche se vogliamo, chi non va in palestra magari legge, no? Dico, altre forme di intrattenimento come il cinema, i musei, i concerti, per non parlare appunto dei concerti e in generale delle serate, le discoteche, cioè sono tut è tutto chiuso. Quindi l'unica forma di svago, di intrattenimento, o comunque una delle più economiche, è il libro, che tra parentesi è anche un molto spinto sui canali digital, infatti l'e-commerce, diciamo che quello che emerge tantissimo, questo rapporto è che c'è stato un boom dell'e-commerce. Forse si sono dati una svegliata, come dire. Forse si sono dati una svegliata e hanno capito, addirittura intervistando alcune librerie, hanno chiesto, sì, allora noi siamo fortemente interessati alla consegna a domicilio, cosa che prima non avevamo in mente. Ma come non avevate in mente nel 2020, non avevate in mente di fare la consegna a domicilio? Beh, quindi voglio dire, se c'è stata una cosa positiva della pandemia è il fatto che ha obbligato tantissimi business, non soltanto le librerie, ma in generale tantissimi, negozi, all'online, cioè le hanno educati a forza, forzatamente al digitale, perché o così o morivi fondamentalmente. Quindi sono, cioè, da un lato, se dobbiamo trovare proprio il silver lining in quest'anno terrificante, però è vero che l'editoria si è un po' ha rivalutato in parte l'e-commerce, che invece di solito è sempre stato un po' il nemico, perché era sempre stato associato da Amazon, no? Quando abbiamo visto che forse nel 2020 è quello che ha salvato la baracca in un certo senso, anche se devo dire che anche il canale fisico nei momenti di riapertura è andato bene. In particolare, la cosa che in realtà era stata segnalata, se non sbaglio, anche nel rapporto del 2019, è il fatto che le librerie di periferia, comunque di provincia, erano andate bene, mentre sempre più in crisi sono le grandi catene. Come a dire che comunque la libreria indipendente magari è nei luoghi strategici dove serve, perché magari non c'è nulla, c'è solo la libreria, mentre le librerie di catena in contesti metropolitani non hanno più quell'anima, insomma, che fa la differenza per farti andare nel luogo fisico, perché tanto lo compri online. Ma andiamo più nel dettaglio. No, leggo un po' di vostri commenti e poi entro più nel dettaglio del report, perché fino adesso appunto vi ho citato il 2019, il 2018, il 2017, adesso magari. La live inizia da tanto? No. Tra l'altro vedo che siete tanti. Ero un po' preoccupata con questo cambio di canale da YouTube a Twitch, ma vedo che siete comunque tanti. Quei fessi dei lettori prima avevano anche gli sconti, prima o poi capiranno che non si deve leggere. Adesso se trovi un libro sotto i 18 euro è economico. Il ragionamento era questo. Siccome non ci sarà tanta concorrenza sul prezzo, visto che appunto costerà dappertutto uguale perché non ci sono gli sconti, a quel punto non ci sarà più quel trucchetto che di solito si fa non soltanto nell'editoria, ma si fa proprio in tutto, proprio una legge del mercato, che se c'è lo sconto e soprattutto se c'è una politica dello sconto perenne, il prezzo si alza perché sai che è sempre scontato. Quindi è come Zara, cioè, per farvi capire, una volta da Zara i vestiti costavano sempre 29 euro. Adesso i vestiti costano sempre 39 euro, tanto rimangono invenduti e sanno che li scontano. E quindi alzano il prezzo iniziale perché tanto sanno che poi quel prezzo verrà scontato, così si assicurano un introito che è quello, che l'introito non scenda sempre sotto una certa soglia. Mentre, non essendoci lo sconto per i libri, a quel punto automaticamente per magia il prezzo di copertina scenderà, perché appunto loro dicevano che il prezzo di copertina saliva perché dovevano tener conto dello sconto e quindi per una legge automatica un po' del mercato il prezzo si gonfiava, mentre adesso senza sconti il prezzo diminuirà. A me non pare, sinceramente, mi pare di no. Ecco, vedo che siamo entrati un po' nel vivo della pirateria. Gli stessi discorsi che facevano 20 anni fa con la musica.
Ah, ecco, perché poi un'altra cosa importante è questa che non ho detto sulla pirateria. Chiaramente la pirateria non si fa sugli artisti che in teoria si vogliono sostenere o sugli scrittori, per esempio, che si vogliono sostenere. Cioè, pensarlo è ridicolo, perché se io voglio dare dei soldi veramente a qualcuno, glieli do. Cioè, se io sono fan e voglio sostenere qualcuno, lo faccio. Cioè, la cultura di internet ha creato. Cioè, non ha creato perché già esisteva pure prima, però insomma ha sdoganato un po' il crowdfunding, i Patreon, insomma tutto quello che sappiamo, Ko-fi per sostenere i creator, eccetera, eccetera. Quindi non è che non esista una cultura della partecipazione, del sostegno economico agli artisti, non è che chi pirata le cose, chi naviga su internet è un figlio perduto di Dio, no, quindi semplicemente, evidentemente, se io pirato qualcosa, non la volevo sostenere dal principio. Infatti, un po' la cazzatona di chi scarica i libri illegalmente è quando tu scarichi qualcosa che effettivamente vuoi comprare. Allora, lì è un errore, perché non è giusto, devi sostenere le persone, specialmente se vuoi fare appunto non so, per esempio per quanto riguarda le cose femministe, cioè se le vuoi veramente sostenere, cioè sostieni un'autrice, cioè se vuoi veramente, insomma, partecipare, fare qualcosa di dare un contributo, oltre che essere un lettore, un gesto molto bello è quello appunto di sostenere soprattutto autrici che magari sono sottovalutate dal mercato, eccetera. Però a parte questo, di solito non si piratano cose che vuoi sostenere, o comunque si piratano in un momento iniziale, e poi quello è un gesto che invece, diciamo, cerchi di riconvertire in altro, quindi normalmente con la musica succede così che magari pirati il disco, però poi vai al concerto e quindi in qualche modo riordini, cioè ripristini un po', non ripristini, ripaghi, ecco, volevo dire ripaghi. Esatto, ma poi Marco, ciao, salutiamo Marco che è in live, tra l'altro iscrivetevi al suo canale Twitch, come se la pirateria fosse il problema dell'editoria italiana, ma infatti, ma di che stiamo parlando? Cioè, qua è come se puntare con il dito alla luna e guardare il dito. Tanta pirateria riguarda anche volumi introvabili, esatto. Ma questi dati riguardano anche i libri scolastici e universitari? Ho l'idea magari sbagliata che avremmo dati diversi se non si considerassero i libri scolastici. Chiaramente c'è anche la scolastica. Poi si parla anche di varia, cioè poi nel report se andate a leggervelo ci sono tutti i distinguo, però. Ma davvero qualcuno pirata narrativa commerciale? Ma allora, se c'è qualcosa di digitale, chiaramente ci sarà anche la copia pirata, ma ragazzi, cioè non è che sia questo mercato incredibile di milioni di pirati nel mondo. Ripeto, i lettori si comprano i libri, cioè chi non capisce questa cosa o la sottovaluta non ha capito nulla, in generale, quindi figuriamoci se può analizzare il mercato. Esatto, se il problema fosse la pirateria, significherebbe che avremmo un popolo di lettori assidui, e invece, come sapete, non è così. Poi vedo che vi state scatenando. Inoltre, se la pirateria libresca comporta la lettura di testi in qualche modo utili, per esempio spillover, potrebbe che per chi non lo sapesse parla di virus, fa un po' di divulgazione sui virus, potrebbe aiutare ad avere più consapevolezza di un fenomeno attuale come la pandemia. Vabbè, ma in generale, ripeto, di solito funziona così, che un qualcosa di cui fruisci, gratuitamente. Poi, se ti piace e ti convince, lo compri cartaceo, lo condividi, fai passaparola, lo regali. Cioè, non è mai una roba che scarichi e poi hai rubato e basta. Cioè, è un gesto anche culturale, quindi ha delle ripercussioni non calcolabili. E quindi questo approccio è sbagliato, questo approccio di considerare la pirateria solo un furto. Cioè, non è che è un furto come se rubi una macchina. Vi ricordate quella pubblicità?
No, poi chiaramente è illegale, cioè non è che stiamo qua a propagandare la pirateria. Ripeto, se volete supportare gli scrittori dovete comprare i loro libri, ma a me mi sembra una cosa, cioè, ridicola anche solo dirvelo, perché so benissimo quanti soldi spendete in libri, quindi mi sembra anche farvi la paternale e non mi va perché non sono Kiko Mentana. Quindi mi sembra anche stupido ribadire una cosa del genere, però è proprio una critica della miopia, perché la pirateria non è il fenomeno banale che vi vogliono raccontare, non è così. E comunque non è quello il problema dell'editoria italiana, ma il fatto che non ci sono lettori. Cosa ne pensi di quegli editori che boicottano Amazon? Che fanno bene, però devono anche avere, cioè, per il consumatore, cioè per chi fruisce, però c'è questa concorrenza, cioè se io su Amazon ho un servizio migliore e dall'altro lato non c'è un servizio migliore, e anzi c'è un po' il senso di colpa perché tu compri da Amazon, eccetera, cioè questi sono atteggiamenti che sono insopportabili, quindi è ovvio che i lettori non sempre reagiscono bene, per cui io farei più un altro tipo di branding rispetto a siamo i nemici di Amazon. Il libraio per cui lavoravo, che si atteggiava come se i libri li avesse solo lui, si è trovato a fare i conti con l'e-commerce venendo su Facebook. Ma meno male, comunque sono contenta perché uno può avere tutte le idee di questo mondo, poi messo davanti alla realtà, se si adatta, buon per lui, cioè io faccio il tifo per le persone che si mettono in gioco. Ma sbaglio o non ci si può abbonare al canale? Raga, non so nulla perché questa è tipo la prima live che faccio su Twitch dopo un'altra che avevo fatto 1000 anni or sono. Intanto cerco di capire come funziona, cerco di accumulare le ore che mi servono per diventare una vera, come si dice, streamer? Boh, mi sento un po' una boomer, devo dire la verità. Ah, esatto, devo fare un minimo di live per poi vi potete abbonare. Quindi ancora sono una principiante, ragazzi, dovete sostenermi. Ci sono dei commenti che sono oro, ma non li posso leggere perché sfiorano l'illegale e il blasfemo. Va bene, direi che possiamo andare avanti, con i vari dettagli sul report, perché così parliamo un po' di contenuto. Allora, andiamo a leggere. Nell'anno della pandemia, quindi adesso si parla del 2020, adesso parliamo del 2020, l'editoria di Varia, che comprende, per chi lo chiedeva precedentemente, scolastica, ma narrativa e saggistica per bambini e ragazzi vendute nelle librerie fisiche e online, nella grande distribuzione, ebook, quindi comprensiva di ebook e anche audiolibri. Questa narrativa, quindi questo tipo di editoria, scusatemi, questa editoria è cresciuta del 2,4% e si sono raggiunti gli 1,54 miliardi di euro a prezzo di copertina. Altra piccola parentesi, più o meno è dal 2010 che però questa crescita non è che sia così tanto sentita, nel senso che manca proprio la forza lavoro, cioè mancano i lettori in questo paese, per questo ci sono queste crescite così piccole, perché aspettate, cioè facciamo un attimo un ragionamento, nel sistema economico in cui siamo, questo tipo di crescita non aiuta al benessere, cioè non è che pensate che siccome abbiamo fatto il 2,4% allora stiamo bene tutto a posto, no, cioè perché questa crescita è ridicola rispetto ai ritmi di crescita che deve avere il sistema editoriale per come è stato strutturato, cioè fossimo in un altro sistema questi soldi sarebbero pazzeschi, servirebbero a fare tantissime cose, purtroppo però nel modello economico in cui siamo servono dei ritmi di crescita costanti e molto più alti. Molto più,
il margine di crescita deve essere molto più alto per garantire del benessere. Quindi questo già è importante. Però ripeto che questo è un report che è sempre positivo, quindi normalmente il commento è: si tratta di una delle migliori performance a livello europeo. Poi ricordiamoci anche un'altra cosa, che comunque l'editoria e le librerie hanno ricevuto molti aiuti dallo Stato, benché si siano lamentati, ma in realtà non è vero, avete ricevuto le librerie, le biblioteche, le librerie hanno ricevuto gli aiuti statali. C'è stato anche, come al solito, il bonus, quello dei diciottenni, eccetera, eccetera, per i maestri, i professori, che comunque è lo Stato che dà dei soldi ai cittadini per spendere soldi in quel circuito, per cui non è, cioè è chiaro che tutto questo contribuisce. Quindi l'Italia nell'anno della pandemia chiude con il segno più, con questi distinguo che vi ho detto. C'è anche da dire che però rispetto ad altri anni non solo è aumentato il fatturato, ma sono aumentate le vendite di libri. Cartacee anche sono cresciute dello 0,3%. La crescita invece è ancora più marcata per gli ebook. Gli ebook hanno sempre dei ritmi di crescita bassi, in generale dei tassi di crescita bassi, cioè non sono proprio la rivoluzione che ci si aspettava, perché quando erano arrivati gli ebook tutti quanti a dire non si leggeranno più libri cartacei, non è vero, cioè rimangono ancora un'alternativa, sono pochissime le persone che leggono solo in ebook, esistono, anche qui in chat ho visto qualcuno che lo diceva, ma non sono tante. Quindi gli ebook, dopo un periodo in cui li hanno anche dati per morti, solita lungimiranza italiana, sono cresciuti del 2,4%. E gli audiolibri anche. Però gli audiolibri non so come li hanno calcolati, sinceramente, perché come sapete la maggior parte degli audiolibri, vabbè, alcuni si comprano proprio sia su e-commerce sia nelle librerie, però molti sono con gli abbonamenti. Io non so se sono stati compre cioè se co si comprendono gli abbonamenti in questa statistica, sinceramente. Comunque, la lettura e l'ascolto digitale oggi valgono il 7,4% delle vendite del comparto varia. Poco! Cioè, se pensate al 100, torta di 10 fette, cioè non arrivare manco al 10% significa poco. Però insomma, ci sono, esistono. Noi siamo dei lettori, vedo anche in chat, noi siamo anomali, ok ragazzi, perché io leggo in ebook, ascolto gli audiolibri, leggo in cartaceo, compro tanti cartacei, mi inviano tanti cartacei, cioè noi siamo proprio fuori dalle statistiche, cioè noi siamo degli unicorni, ma la maggior parte delle persone, comunque sappiate che il ritratto dell'Italia è questo. Allora, nel complesso gli italiani hanno acquistato 104,5 milioni di libri al netto degli audiolibri, per i quali non possiamo avere un valore a copia perché in prevalenza acquistati in abbonamento. Ecco, qui abbiamo la risposta. Quindi non è ancora, cioè la copia dell'audiolibro è un po' difficile da calcolare proprio perché sono servizi in abbonamento. Ora, come notate, c'è un piccolo problema, perché qui in questo report c'è scritto quanti libri sono stati acquistati. Chiaramente non c'è scritto e non si può sapere quanti libri sono stati letti. Ecco perché vi dico che questo è un report commerciale. Comunque, lo scenario su invece i canali, e dopodiché mi metto a leggere un paio dei vostri commenti, è questo. Le librerie, e più in generale i canali fisici, cedono quote di mercato all'online, che dal 27% del 2019, che comunque non era male, cresce fino ad arrivare al 43%. Prevedibile, diciamo. Anche se posso dire una cosa in controtendenza, io durante i mesi lockdown mi sa che non ho comprato libri. Cioè, ero talmente proprio. Cioè, marzo, aprile, così io mi pare di non aver comprato nulla. Anche perché mi ricordo benissimo che secondo me i primi mesi, da marzo a maggio, c'era un po' il problema dei corrieri, cioè le persone comunque non compravano tanti, almeno io, cioè cercavo di comprare il meno possibile proprio per non far uscire le persone e insomma,
insomma, far sì che venissero questi scambi. Però questa è una mia sensibilità, poi chiaramente dappertutto l'e-commerce è cresciuto tantissimo. Nei periodi di riapertura, però, i canali fisici hanno recuperato terreno rispetto all'online nel corso dell'anno, passando dal 52% di aprile al 57% di fine dicembre, perché vi ricordate che in estate hanno aperto le gabbie, a dicembre comunque hanno detto cenone tre persone, però potete andare a fare shopping a infettarvi. Quindi andate, in nome del dio denaro, potete andare a spendere i vostri soldi in giro. Vabbè, in questo panorama, ancora una volta, come ho sottolineato prima, c'è da evidenziare la particolare difficoltà delle librerie di catena, soprattutto di quelle che si trovano nei centri turistici delle città d'arte o quelle all'interno dei centri commerciali, che io considero una barbarie, cioè io i centri commerciali veramente non li sopporto, ma anche quelli giustamente presenti all'interno delle stazioni ferroviarie e gli aeroporti. Non c'è bisogno di commentare, è ovvio che sia così perché non c'era nessuno che prendeva il treno, l'aereo, eccetera, eccetera. Vabbè, il confronto con l'Europa non è che mi interessa più di tanto, unicamente perché, come vedete, i problemi italiani sono sempre quelli, cioè non è che cambiano tanto. Ok, l'epidemia ha portato a questo boom dell'e-commerce, ma di fatto non vedo grossi cambiamenti se non appunto una obbligatorietà nell'alternativa ai canali fisici, quindi il digitale, e poi appunto in una piccola crescita di quelli che sono l'ascolto e la lettura digitale, quindi di ebook e audiolibri. Che tra parentesi è anche superiore a quello di Francia e Germania, che invece hanno subito un calo di ebook e audiolibri, un calo complessivo, ma in particolare ebook meno 2% e audiolibri meno 2,3%. Però qua io sinceramente non conosco benissimo la situazione. Inoltre, bisognerebbe far coincidere la situazione dei paesi esteri con le riaperture dei canali fisici, eccetera, eccetera, cioè è un po' un casino, ecco. Inoltre, e questo lo spiega ancora l'AIE, in questo quadro il nostro paese si è distinto per il vasto piano di sostegno pubblico che è stato ottenuto grazie a una stretta collaborazione tra l'associazione degli editori, quella dei librai e quella dei bibliotecari, una collaborazione che ha portato a misure prese a modello in Europa che hanno al centro lo stimolo alla domanda pubblica e privata. Perché cosa è successo? Oltre agli aiuti economici di cui vi ho parlato, gli aiuti economici dati dallo Stato, sono stati anche fatti dei ragionamenti fra gli editori e i librai, per cui nei momenti in cui le librerie erano chiuse si è deciso di non pubblicare libri, o comunque di posticipare la pubblicazione di alcuni titoli, di alcune uscite, affinché appunto si potesse poi promuovere meglio quel titolo. Questa è chiaramente una cosa che ha agevolato sia gli editori sia i librai. Beh, chiaramente l'editoria scolastica non ne parlo tanto perché insomma non è il mio campo, ma poi soprattutto cioè, è talmente complesso parlarne perché riguarda anche la didattica a distanza, eccetera, eccetera, per cui non, cioè, il lockdown non ha permesso tantissime cose. Non parliamo neanche dell'editoria turistica perché potete immaginare e mi viene anche un po' da ridere perché per l'ennesima volta ho voluto fare la positiva e a fine gennaio, cioè per il mio compleanno che è stato ieri, ho voluto prenotare questo piccolo soggiorno. Giustamente da domani siamo gialli e io invece per un giorno mi è saltato l'ennesimo viaggino. Vabbè, pazienza. Ok, torno alla chat. Ma ci sono anche le biblioteche se uno vuole leggere gratis. Sì, vabbè, nello stesso lo stesso principio per cui purtroppo le biblioteche non sono presenti su tutto il territorio italiano. Oltretutto c'è anche un problema di accessibilità che spesso non si fa e non si capisce perché è un ragionamento da privilegiati, quello di dire sempre: ah, ma ci sono questo, c'è sempre quello, c'è sempre quell'altro. Molte persone manco lo sanno, cioè perché non sono state educate alla biblioteca. Cioè io parlo perché da fino a piccola sono sempre andata in biblioteca e quindi non.
Cioè, io non posso mettermi nei panni di chi non ha ricevuto mai un'educazione alla biblioteca, perché spesso la biblioteca è molto burocratica nelle cose, nei servizi che eroga, eccetera, eccetera. Quindi, spesso, soprattutto per le persone magari poco alfabetizzate, eccetera, eccetera, cioè è un ostacolo dover far fronte alla burocrazia, cioè è una cosa che è umiliante anche, capite? Per cui, spesso è facile dire la biblioteca di qua di là, però il nostro paese a volte rende inaccessibili o comunque difficoltoso l'accesso a dei servizi basi, come può essere appunto la biblioteca. Fare di più live su Twitch, please, mi impegnerò. Non vedo l'ora di accumulare talmente tanti punti da comprare ogni emoticon che caricherai. No, ragazzi, adesso mi impegnerò, ve lo prometto. L'importante è che non diventi mai una TikToker. Beh, io ho caricato un TikTok quest'estate, però faceva ridere. Comunque, Sorilenia può fare una live su Twitch dopo 20 anni e raccogliere più di 300 spettatori. Potere ai Cavalieri della Zodiaco con emoji degli Illuminati. È una gioia vedere Ilenia su Twitch. Sì, ragazzi, ci siamo, ci siamo. Può darsi che si venda tanto perché si pubblicano molti libri? No, ma non è che è possibile. Cioè, così. Quanti autori comprano e fanno comprare i loro libri ai parenti che poi non leggono nient'altro fino a quando il potente scrittore pubblica di nuovo? Il punto sta anche un po' qui, secondo me. Sì, certo, ma tutta l'editoria si basa su un meccanismo malato di pubblico di più perché mi costa meno pubblicare 50.000 copie piuttosto che 20.000. Questa è la verità. Sto sparando numeri a caso, però di base è questo perché sapete che al crescere delle copie, ma questo in generale, ripeto, non sono nell'editoria, ma funziona così proprio il modello economico, cioè al crescere delle copie si abbassano i costi per ogni copia, quindi ti conviene, a volte hai uno sconto maggiore a promettere allo stampatore 50.000 copie, piuttosto, perché magari ti fa pure lo sconto, uno sconto molto vantaggioso, piuttosto che dire stampami solo 100 copie. È la stessa cosa dei bigliettini da visita, cioè non so se qualcuno di voi ha mai stampato dei bigliettini da visita, però praticamente se tu ne vuoi fare 20 ti costa una fucilata, se ne vuoi stampare centinaia, allora ti conviene, lo paghi 5 centesimi, mentre se lo paghi, ne devo stampare solo 20, ne paghi 1 euro per ogni bigliettino. Si prendono gli aiuti dello Stato, nel limite sugli sconti e si lamentano pure. Se non riescono a fornire dei servizi competitivi che falliscono. Allora non sarei così severa, però è vero che in editoria c'è un po' questo problema che fanno i piangina su tutto, eh? Forse il problema dell'editoria non è solo la pirateria, la scontistica o l'e-commerce, ma l'editoria stessa. Sì, perché poi mi fa ridere che appunto la crisi nera, però non è che hanno rivalutato il modo di fare business, cioè sempre, funziona sempre allo stesso modo da 1.000 anni. Cioè loro ordinano 10.000 copie allo stampatore, queste copie vengono vendute alle librerie, le librerie non le vendono, le restituiscono. Si indebitano ancora di più perché non rientrano dei costi sostenuti e si continua avanti così. Io mi ricordo quando arrivarono gli ebook, tutta la gente che vaticinava spariranno i libri cartacei. E invece. Però un'altra cosa interessante che state facendo notare è che gli ebook costano tanto. Sì, ma perché all'editore non conviene far comprare gli ebook perché hanno speso milioni nel far stampare le copie, quindi loro vorrebbero che tu ti stampassi le copie, cioè che ti comprassi la copia. Questa è la verità, ragazzi. Quindi non è che, cioè, è sempre il problema che il sistema italiano è molto malato, per cui cioè per loro l'ebook comunque, cioè comunque loro l'hanno pagata la traduzione, non ne vendono così tanti, per cui cercano di promuovere di più il canale fisico perché hanno più convenienza nel vendere le copie fisiche.
dove hanno investito molti più soldi. Quindi devono rientrare dei costi. Cioè, si vendessero più libri, non ci sarebbero di questi problemi, ma siccome si vendono pochi libri, è giusto che strategicamente l'editore decide di investire su un canale piuttosto che su un altro. Poi, appunto, fate notare che siamo sommersi di novità che non sappiamo quando usciranno. Sembra tutta una barzelletta. Poi io capisco che per molti editori non ci sia alternativa perché purtroppo è difficile cambiare le cose, ecco. Poi alcune cose di marketing, tipo il fatto che se tu compri l'ebook, cioè scusami, se tu compri il cartaceo, poi hai anche un link che ti porta a scaricare l'ebook, qualche casa editrice lo fa. Queste sono cose che secondo me non è che non le vogliono fare, che nessuno, c'è nessuno che le faccia. Capite? Cioè magari loro le vorrebbero fare, ma non è che hanno tutte queste risorse, tutto questo tempo per farle. Anche in Francia gli ebook costano molto. Si parla di ebook che costano anche 20 euro. Quindi alla fine ci va bene. Mi viene da ridere. Ho più libri io della biblioteca del mio paese. Io la biblioteca più vicina ce l'ho a 20 minuti di macchina, non è comodissimo, eccetera, eccetera. Cioè tutti i discorsi che abbiamo fatto prima. Molte biblioteche non hanno fondi per poter acquistare nuovi libri, avere un catalogo decente, alcuni vanno avanti con donazioni di utenti. Esatto, ci sono mille problemi. Sono poco fornite, eccetera, eccetera. Sì, questo diciamo è il problema principale delle biblioteche, oltre al personale, perché chiaramente come tutto in Italia sono sottostaffati, eccetera, eccetera, eccetera. Ma come la biblioteca è chiusa per il lockdown? Ma anche adesso? Ma su Amazon gli editori guadagnano troppo poco? Sì. Sì, Amazon ha un po' contratti criminali, eh. Ripeto, se gli editori vendessero migliaia e migliaia di copie, anche un contratto come quello che hanno con Amazon andrebbe bene. Purtroppo però il problema è che non ne vendono migliaia, ne vendono centinaia. Di conseguenza, se tu non riesci a guadagnare sufficientemente per quelle poche copie che vendi, entri in un problema di debito, che è quello che hanno tutti gli editori. Sì, comunque anche Elena, che saluto, conferma che gli ebook costano molto anche in inglese. Sono contentissima della chat perché state commentando tantissimo, ce l'ho visto dietro tanto. Da una parte l'ebook può essere una cannibalizzazione del mercato già risicato, ci sono anche costi di gestione particolari, ma tutto sommato non interessa investire nel mercato degli ebook, punto. Esatto. Il problema è che il marketing dell'editoria è fermo al 1970. Mettiamoci un bel bollino, la fascetta la facciamo scrivere all'amico Fritz e fatta la promozione. Poi chiamiamo 3-4 amici blogger e facciamo il blog tour. Mamma mia, ragazzi, ciao Giulia. La biblioteca della mia città è aperta solo 2 ore la mattina a causa pandemia, ma io sono una liceale, quindi non posso andarci mai. Complimenti. Meglio comprare su IBS o su Amazon? Ma non lo so, sinceramente, perché voglio dire, tante volte il servizio non è buono, quindi io perché devo andare a fare? Cioè, dipende. Io ho sempre comprato su IBS, però ogni tanto ho comprato anche su Amazon, cioè io sono proprio la nemesi d'editoria.
A volte c'è una retorica dell'indipendente che non è indipendente, perché comunque, cioè, i BS non è così indipendente, cioè sono stati, cioè hanno fatto l'unione con Feltrinelli di qua e di là, cioè sono grossi, non è che sono non è la piccola fiammiferaia, quindi perché dobbiamo fare sempre l'elogio dell'indipendente? Ma a quel punto, scusami. Compro su, come si chiama? Book dealer, come si chiama quel l'e-commerce per i libri indipendenti. Comunque, come dati sul mercato, è interessante anche leggere i report finanziari di Mondadori, alias unica casa editrice italiana quotata in borsa che quindi deve metterli pubblici. Sono anche più interessanti dei report AIE. Uscite un link! No, però, allora, c'è da dire che dipende se, diciamo, Mondadori libri. Perché comunque Mondadori Libri dentro ha di tutto, cioè bisognerebbe fare proprio un lavoro certosino per cercare di dividere le cose, perché dentro c'è la qualunque, ma loro hanno anche importanti finanziamenti proprio nell'editoria digitale, ma di altro tipo, cioè grandi database, siti, pubblicità, cioè hanno mille robe che quindi sì, comunque sarebbe molto interessante, magari facciamo una puntata numero 2 per approfondire. Credo che in Italia non ci sia proprio una cultura sulla biblioteca, cioè spesso non si sa se e dove siano le biblioteche nelle proprie città. Per dire, ho vissuto in Belgio per 5 mesi e lì c'è una biblioteca pubblica, costruita 2 anni fa a sostituzione della vecchia, super fornita con libri usciti pure l'altro ieri, con settori dedicati ai bambini e agli studenti. Quest'anno ho comprato per la prima volta in... Ah no, scusatemi, era finito il commento. Lo so, molte persone ignorano la biblioteca, ma le biblioteche hanno anche un servizio di editoria digitale che si chiama Media Library Online, per cui puoi prendere a prestito gli ebook dalla biblioteca. Il problema forte, secondo me, è che non si sa come devi per forza recarti nella biblioteca per chiedere lo username e la password per registrarti al servizio. Ma perché? Cioè, se è un servizio digitale, perché non lo posso fare digitalmente? Quindi ci sono tutte queste beghe che veramente sembrano sempre un percorso a ostacoli quando devi fare qualcosa, quando devi accedere ad un servizio, no? Quest'anno ho comprato per la prima volta in 23 anni che leggo su Amazon, i libri mi sono arrivati in condizioni pessime, anche no. Dipende da dove li hai comprati. Invece, Ilia, che ne pensi dei siti di scambio come Acciobooks? Io l'ho usato, non Acciobooks, scusami, Bookmooch, che era un altro, comunque io ho usato tutto. Io sono promiscua, ragazzi, vado dappertutto. E, per me sono veramente validi perché in questo modo, senza transazioni, che spesso creano proprio casino, soprattutto per i libri usati, perché come fai a decidere il valore di un libro, no? Tant'è vero che spesso li svendono 1 euro, 2 euro, così. Invece in quel caso è stato proprio di scambio, quindi un baratto. E è un po' menoso, perché se siete abituati a spedire in Italia, sapete che è menoso andare alle poste, spedire il piego libri, poi ti devi accertare, non sai se arriva, non arriva, se devi sacrificare un agnello sull'altare, eccetera, eccetera, se devi vaticinare per capire dove è finito il pacco. Insomma, ci sono un sacco di menate, però se avete un po' di tempo, se siete studenti universitari, quindi non avete tempo, no, dico se insomma avete una giornata un po' più libera, se non lavorate full time, eccetera, eccetera, secondo me è una buona alternativa per risparmiare un po' di soldi, scambiare i libri oppure comprare all'usato, ma anche in quel caso tipo Libraccio io non riesco mai a comprare niente anche se vorrei perché ogni volta io li metto nel carrello, ci penso e me li fottono perché di spesso c'è una copia, due copie disponibili, non riesco mai, invece bisogna stare un po' lì a scartabellare. Ogni volta che sento indipendente mi viene da ridere quasi sempre una trovata di marketing tipo bio o green nei prodotti alimentari, spesso trovate che servono solo a giustificare un aumento del prezzo. Purtroppo a volte è vero. A volte sono veramente indipendenti e fanno un lavoro della Madonna, ma non perché essere indipendenti ha un valore intrinseco, ma perché fanno effettivamente un lavoro diverso rispetto a quello dell'e-commerce, perché ci sono persone che non vogliono, cioè che magari non hanno le idee chiare, perché è vero che su internet manca un po' questa dimensione del... Ne parlava Fran
Leibovitz nel documentario di Scorsese su Netflix, il fatto che lei, non avendo smartphone, social, internet in generale, eccetera, cioè non aveva manco il computer, lei come faceva a sapere dell'uscita dei libri? Andava in libreria. E questa dimensione del flâneur, diciamo, quindi di chi scopre le cose, di chi esplora, effettivamente nel luogo non fisico del digitale, non dico che non ci sia, perché chiunque di noi ha vissuto l'esperienza di ritrovarsi alle 4 del mattino a leggere delle pratiche di accoppiamento delle foche monache sulla pagina di Wikipedia e non si sa come si è andati e come si sia finiti lì, però è di gran lunga inferiore. Se parliamo invece di shopping, cioè lo shopping è spesso frustrante nel digitale proprio perché c'è troppa roba, quindi non c'è, cioè è meglio andare con un'idea molto chiara di quello che vuoi, no? E non mi ricordo più cosa stavo dicendo, comunque il punto è che l'esperienza fisica e digitale è spesso molto molto diversa, invece le librerie indipendenti magari ti offrono un servizio che è un'esperienza completamente diversa, cioè tu non è che vai nella libreria indipendente perché ti serve un libro e lo vuoi comprare lì perché sono indipendenti, cioè questa è una motivazione che non ha senso, puoi supportarle invece perché ti offrono un servizio proprio diverso che tu non trovi su IBS o su Amazon, che può essere anche un'emozione banalmente, cioè che tu entri in quella libreria ed è un luogo piacevole in cui ti piace trascorrere, ti dà un'energia positiva, un'atmosfera, ci ritrovi con i tuoi amici, è la libreria di quartiere. Ci passi sotto casa e ti dà good vibes. Cioè, può anche essere una cazzata, però effettivamente ti dà qualcosa di diverso che non ti danno altri. Se invece il servizio è questo, che tu entri, prendi un libro perché sai già che vuoi quello, glielo dai alla casa, paghi e te ne vai, questo sinceramente, ma allora a quel punto Amazon. Invece, la libreria indipendente di solito fa un servizio effettivamente differente perché tu parli con il libraio, magari ti consiglia un altro libro, oppure semplicemente la libreria è un bel posto in cui stare, ti bevi un caffè, fai qualcos'altro, insomma, può essere anche semplice così, ok? Può anche semplice essere, vabbè, buonanotte, può anche essere così superficiale la cosa, non ha importanza perché quello che ha importanza è che ti dà un servizio diverso. Questo significa essere indipendenti e avere un circuito in cui tu scopri cose che normalmente nel circuito mainstream non scopri. Questo è il valore dell'essere indipendenti, non in sé. In sé non c'è niente di valore. Ok, ci informa Elena che diciamo il finale, cioè i risultati finali del bilancio Mondadori escono a marzo. Adesso ci sono ancora i primi 3 quadrimestri, però magari ci guardiamo e lo commentiamo nella prossima live. Ile, cosa ne pensi del marketing piramidale? Ma in generale tutto quello che penso sulle piramidi in economia, cioè tutto il male possibile. Ah, ora con il lockdown ci si può iscrivere su Media Library Online anche digitale. Meno male, perché prima quando mi ero iscritta io potevo farlo solo fisicamente. Meno male. Bestemmie contro le poste. Ile, ma quando compriamo da libraccio va qualche entrata all'editore? No. L'editore viene pagato una volta quando il libro si compra una volta. Dopodiché no. Cioè, poi diventa una transazione fra te e il libraccio. E tra parentesi, anche loro fanno parte di IBS e tutto. Meno male che sono indipendenti. Quanto peso hanno nel mercato italiano i libri usati? Bella domanda. Per Libraccio, per i milanesi consiglio quello in Santa Tecla perché si trovano nuove uscite al 40%. Benissimo, informazioni di servizio. Allora, è interessante, quindi la prossima live la facciamo magari anche sull'editoria italiana guardando bilanci che non avevamo visto.
altri report che non siano quelli dell'AIE, quindi magari mi faccio un giro anche per l'Istat e soprattutto guardiamo anche se trovo dei dati sul libro usato, perché questo è molto molto interessante. Lo shopping in digitale mi urta perché i libri sono organizzati in un modo che non sopporto, pure la profilazione non mi permette di uscire dalla bolla. Esatto, di solito i circuiti indipendenti sono preferibili perché ti fanno uscire, ti fanno vedere cose che prima non troveresti, ecco, mentre l'algoritmo ti propone cose che sono molto in linea con quello che è il tuo gusto. Questo può essere molto efficiente, però può anche essere frustrante per chi invece vuole qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso. Spesso si demonizza Amazon o l'e-commerce, ma la verità è che invece di modernizzarsi e adattarsi ai bisogni del mercato, i commercianti preferiscono buttarla sull'etica e il pietismo. La buttano sul noi buoni, Amazon cattivo, quando sono entrambi attività a scopo di lucro. Esatto. Se offri un servizio migliore scelgo te, altrimenti scelgo la comodità di Amazon. Esatto. Cioè, prima c'era un discorso per cui era anche comprensibile, nel senso che l'unico modo di procurarsi i libri era attraverso una libreria. O attraverso un'edicola, quello che era. Quindi, effettivamente, se questi servizi non erano presenti sul territorio, il fatto di crearne uno era un servizio per la comunità eccezionale, cioè, ma proprio da salvatori della patria, perché effettivamente non c'era nulla, cioè non c'era un'alternativa. Ma oggi che l'e-commerce in generale offre dei servizi capillari, anche in un paese come l'Italia, che a livello infrastrutturale effettivamente ha delle problematiche perché è stretto e lungo, quindi anche ancora oggi, cioè se stai sulle isole, le cose ti arrivano dopo 3 giorni, eccetera, eccetera. Adesso non è più quella cosa salvifica, cioè devi offrire qualcosa in più, non soltanto la possibilità di accedere ai libri, perché oggi l'accesso ai beni non è più una cosa non scontata, è scontata. Quindi, cioè, è banale quasi. Quindi non può essere quello il motivo per cui apri un'attività commerciale. Detto questo, io ho sempre il massimo rispetto per chi ha il coraggio di aprire un'attività commerciale come una libreria. Cioè, io massimo rispetto, infinito amore e non voglio far passare il messaggio che le librerie non servono sul territorio, perché anzi, voglio proprio far passare il messaggio opposto che ci servono. Però ci servono anche dei servizi ottimi se vogliamo incentivare, cioè dobbiamo essere più bravi del commerciante standard. Facciamo un sondaggio per vedere se i lettori comprano più nuovi o più usati. Secondo me alla fine vincono comunque sempre i più nuovi, perché la novità ha un fascino forte sugli acquisti. Ancora oggi la libreria fisica comunque è importante, quindi le persone comprano quello che trovano nella libreria fisica, e quello che trovano nella libreria fisica molte volte è la novità, quindi ha un potere di magnetismo importante. Magari non per noi che adesso stiamo shattando, ma in generale, infatti, se vedete i libri più venduti, infatti, di solito sono libri nuovi, non sono libri vecchi, cioè non è che in classifica ci va a Cagliari, no? Io per andare in una libreria indipendente devo fare 45 km. Quando sento queste cose mi viene proprio. Ci devo fare 10. No, adesso che ho cambiato casa devo dire che una libreria vicina non ce l'ho proprio portata di mano. Però massimo 1 km, ecco. Io comunque nell'usato, vivendo vicino ad un libraccio, non trovo mai nulla di decente. Se sono usati c'è un motivo, mi sa. Sì, devi proprio scartabellare. C'è anche il sito del libraccio, le cose che voglio io. Non sempre ce l'hanno, e poi quando ce l'hanno ci penso un secondo e me l'hanno fregate. Bene ragazzi, lo streaming finisce di oggi finisce qui, la live di oggi finisce qui. Io vi ringrazio tantissimo perché siete stati super attivi nel chat, quindi grazie, 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 grazie. Ci vediamo la prossima domenica, se possibile anche in settimana, se non sono esaurita dallo smart working, vediamo, perché o facciamo una seconda parte degli appunti di lettura su Anna Karenina, oppure potremmo continuare a discutere di editoria italiana, che vedo che è un argomento che vi preme molto. Per cui magari parliamo di libri usati la prossima live. Prometto che torno, prometto, lo giuro. Grazie mille, alla prossima. Un bacione a voi e alla vostra mamma e ci vediamo alla prossima, qui su Twitch. Ciao!